Parliamo di PUC e dello stato dell'arte. Ieri un incontro con i rappresentanti del settore, architetti, ingegneri, geometri. Oggi una conferenza stampa per fare appunto il punto della situazione. Sì, il piano urbanistico comunale è arrivato ad un punto cruciale perché ha ottenuto di fatto tutti i pareri necessari, compreso la VAS che era il più complesso, ed è arrivato al punto della valutazione di tutte le osservazioni da parte della commissione urbanistica. A questo punto il passaggio successivo sarebbe l'adozione definitiva in Consiglio Comunale, dalla quale scattano anche alcune norme di salvaguardia che inibiscono almeno in alcuni settori del territorio, in particolare in quelli agricoli, la nuova edificabilità, in attesa che si concluda poi il procedimento con la conferenza di copianificazione. Sostanzialmente nell'incontro di ieri si è concordato con i tecnici di soprassedere almeno per il momento all'adozione definitiva, proprio per evitare questo ulteriore vincolo al territorio, un territorio che già ha vissuto di enormi vincoli a partire dalla legge 37 dell'85, la famosa legge istitutiva del piano urbanistico territoriale della Costiera Amalfitana, e invece di avviare se possibile prioritariamente la conferenza di copianificazione con provincia e regione, ed anche di portare a soluzione prioritariamente i nodi che di fatto comunque si propongono rispetto al completamento del procedimento, che sono la soluzione del problema dell'area ASI, cioè l'uscita di Cava dell'Asti almeno in alcune zone di preminente interesse, quindi la riperimetrazione del territorio, così come il problema del dimensionamento abitativo e il problema del terziario. Quindi questi temi diventeranno ora i temi principali dell'agenda politica, della politica urbanistica comunale, e appena saranno impostati, almeno appena avremo certezza e contezza della tempistica, si potrà procedere anche all'adozione definitiva del piano urbanistico comunale, che peraltro ormai è matura dato lo stato della procedura.